Quanta bella gente, quanta gente onesta soprattutto in questa piazza. Allora io voglio cominciare dal giorno in cui tutto questo è cominciato, il 3 dicembre 2014, il giorno in cui come una bomba, Roma si è svegliata, l'Italia si è svegliata. Noi siamo andati a dormire, che eravamo i cittadini di Roma Capitale, ci siamo svegliati, che eravamo gli abitanti di Mafia Capitale. Ma diciamo che forse per i romani, soprattutto, che qualcosina non funzionasse in questa città. Sai, un dubbio per chi vive la città, per chi passa mezza giornata chiuso in mezzo al traffico, per chi invecchia la fermata dell'autobus aspettando un mezzo pubblico che non passerà, per chi accompagna i figli a scuola sperando che non lo chiamino dicendo: signora, guardi, è crollato un cornicione, si è sfondata la porta, è caduta la tazza del cesso mentre c'era un bambino. Ecco, io sono mamma, porto i miei figli a scuola e ogni giorno vado sperando che niente di strano succeda nel posto più sicuro dopo casa propria dove portare i propri figli. Ecco, un romano si sveglia la mattina, guarda il cielo e dice: ma stasera sarò a Roma o sarò a Venezia con l'acqua alta? Perché sai, succede anche questo a Roma, due gocce di pioggia, la chiamano la bomba d'acqua, due gocce di pioggia e questa città si ferma. Perché? Perché è successo tutto questo? Cioè, come abbiamo fatto a lasciare che la capitale d'Italia diventasse questo? Andasse in mano a qualcuno che è un altro Stato. Cioè, a noi dicono, lo Stato è stato infiltrato dalla mafia. Io penso che non sia vero. Io penso che sia la mafia che si è fatta Stato quando lo Stato ha rinunciato a fare lo Stato.